Ciao ragazzi, in questo video andremo a fare un mega pack opening della nuova espansione Sole e Luna uscita il 3 febbraio. Sono 37 pacchetti, di cui 36 non scambiabili perché li ho presi con le monete che ho accumulato in questi mesi. Quindi partiamo subito aprendo la prima bustina. Vai. Allora, un po'. Ok. Un Cosmion inutile, apri un altro. Ok, un Eevee buono. Un Incineroar che non serve a niente. Partiamo benissimo, ovviamente. Ok, qui. Serna, buono. Ok, un altro. Subito qui niente, 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 ancora niente. Apri un altro. Nada. Dutra di Alola inutilissimo. Niente qui. Non serve niente qua. Vediamo qui. Un altro uguale a prima, lancia che non ci andrà bene sto coso. Un altro Eevee, buono. E andiamo qui. Mascherin, tutto inutile. Ok, qui vediamo un po', niente di inutile. Un po' questo, so qua ne sono usciti 10.000 già. Il Poliwart. Procediamo benissimo. Toghede Maru qui è fortino. Si può utilizzare contro Mazzi Oscurità che è una debolezza elettro, una buona tech da usare. Questo qua pure ha metrati 10.000. Vai a fare in culo. Nada di nada. Decidue, decidue egli come si pronuncia, non ci serve. Qui ancora niente, un Dragonair utile. Ah, e finalmente una prima GX, un Lapras GX. Buono. Apriamo un altro. Prima GX, Lapras dopo 20.000 pacchetti. Ok. Vediamo qui invece un Bruxish, non ci serve. Qui Rotom Dex, vediamo questa cos'è. Un Solgaleo GX Ghost, stiamo andando finalmente meglio. Vediamo qui un Eevee, abbiamo tutti penso gli Eevee. Per il mazzo io sono la base per fare il mazzo con Umbreon o Espeon GX. Ho qui un Primarina che non ci serve. Apri un altro. Vediamo qui cosa esce. È inutile, tutto inutile. La prima volta che ci escono due rare. Partiamo da questo. Un Incineroar che non ci serve a niente. Un Dragonair buono. Facciamo un effetto che ci permette durante il prossimo turno puoi assegnare un numero qualsiasi di carte energia ai tuoi Pokémon dalla tua mano, quindi si possono fare buone strategie. Vediamo questa, un Butterfree utile. Vediamo adesso in questo cosa ci esce. Una Raticate Ciccione. Sto coso per l'Aquileo penso sia la carta più utile dell'espansione. Vediamo qui Cloyster inutile. Apriamo un altro. Abbiamo altri 20 pacchetti davvero. Ok, questi ormai ne abbiamo 10.000. Una Lilia che non so che utilità avrà, per ora si giocano gli scemi, forse in futuro potranno avere un'utilità. Liga molto buona, buona abilità. Purtroppo è di fase 2, quindi sarà un po' difficile da poterlo giocare, però ha una buona abilità. Apriamo un altro.
Ratata scugnizzo con i buff. Vediamo questa cos'è. I bombi inutile. E questa qui. Un Espeon GX full art. Siamo a 3 GX trovate. Stiamo andando bene. Apriamo un altro. L'obiettivo ovviamente sono i decidueie, come si pronunciano, non so pronunciare, e l'Ultra Ball Gold, ma se non si aprono mille pacchi non si trova. Decidueie e Lurantis. Oranguru, buono. Ne ho 4 con questo. Novità perché penso che quello foil, sì, però ne ho 4. Vediamo adesso da qui. Niente di utile. Abbiamo due. Andiamo da questa, Palossand, non ci serve, andiamo qui, Decidueye ci sta trollando il gioco, non ci vuole far trovare il GX. Altri 17 pack rimasti, speravo qualcosa di meglio, però ci sta andando abbastanza male. Andiamo questa, Stoutland, sto cane di merda, rotto il cazzo. Niente di utile qui. Pokéball, non so quanti ne abbiamo. 3 più 2 foil, 5. Utili. Un altro Zerna. Dai, con l'Urantis, vai. Con l'Urantis sono contento. Oppure sta cosa vuol dire pure sono contento. Mascherin, ce ne abbiamo 3. Inutili. 3 mascherin, vediamo quanti stiamo. 14. Male. Solo 3GX in 37. Vediamo qui. Dai, qui mi sento che sono meno ne sono, qui mi sento fortunato. Un martello dirompente. Incineroar GX. Regular art. Penso una delle più schifose GX, però ci accontentiamo. Altro pacchetto. Il solito orsacchiotto gatto qui. Vediamo qui. Brook shish shish. Apri un altro, va. 4GX stiamo. Caramelle rare si giocheranno molto. Si giocano quindi questi GX di fase 2, quindi le caramelle rare saranno utilissime. Sto coso pure quanto è brutto. Apri un altro. Un altro Eevee, il quarto e il quinto. Vediamo qui, dai, un Umbreon. Un castello di sabbia di merda inutile. Vediamo quanto stiamo. 10, ce ne mancano 10. Vediamo. Dai, due, ce ne sono due. Dai, una Ultra Ball, va. Una Ultra Ball. No, non c'è error. Ultra Ball, va. Poliwrath, Incineroar, vaffanculo. Ah. Cioè, nessuno. Quanto è brutto, Brion, Poliwrath, qua non so. Fatto di all'uncinetto. Apriamo questo, eh. Ma questi qua c'hanno 10. 4, come si chiama? Crabominable. Sa sia la carta che più odio di questa espansione. Si trova sempre all'ultimo perché il costo di tirata 4. Ma vaffanculo, non serve a niente. Vediamo quanto stiamo, 8 penso, sì. 8 pacchetti. Sono 4GX su. C'è chi con 15 pacchetti ne ha trovate 8. Nessuno. Ah no, c'è questo. Un po' Mantis. Vediamo qui, Bruxish, anche questo odio. Odio questo e quell'altro, si vede qualcosa di ghiaccio e questo pesce di merda li odio all'infinito. Vabbè, un passivo. Incendio pure questo, quanti non stanno uscendo. Due così e chissà quanti saranno quelli normali. Cosmoem.
prima l'altro. Niente, niente, anche qua. Partiamo da qua. Parasect, quanto è brutto. Inutile. Inutile proprio. No, vedi. Vedi, se il gioco mi vuole prendere per il culo. Dai, uscire il pacchetto prima, continuare ad uscire, ma che sfiga, altro 5. Vedi qua se qualcosa manco lo scambio. Cioè lo scambio, lo apro manco. Io erano che li volevo, però stiamo esagerando un po'. Cinotic buono, però già li tengo, perché usciamo dal mazzo tematico erba. Niente, non ci sta andando per niente bene. Il cane di merda. Avviene un altro, gli ultimi due, adesso, gli ultimi due. Veniamo qui, mascherina anche questo odio pure, infinito odio. Penso dopo questa c'è l'ultima, apriamo veloce, va. Ah, il Tauros, finalmente una buona, il Tauros GX, regola carta, me ne frega un cazzo, basta che lo avvii. È fortissimo perché si può giocare in tutti i mazzi, infatti c'è... Se tutto con tutti i mazzi che giocano energie doppie devono giocare un Tauros GX, è fortissimo. Infligge 10 danni per ogni segno di danno per questo poco. In pratica i danni che ti fa il tuo avversario tu li fai a lui più 20. E poi c'è Impazzatore GX che ne fai 30 per ogni segno di danno. Quindi è assurdo questo poco, è utilissimo. Penso uno dei migliori dell'espansione proprio. Apriamo l'ultimo. Allora, sono contento, mi è uscito il Tauros, sono contento. Speravo in un Umbreon, però lo metterò in scambio con altre natale carte. Finito. Questo è tutto. Andiamo a vedere le carte che abbiamo trovato. Filtro. Sole e luna. E dai, applicati. Applica il filtro. Allora, queste fanno schifo, per la verità si mettono. No, facciamo per quanta maggiore e minore, proprio per farvi capire. Allora, questi sono i cosi che abbiamo trovato, la roba di sabbia, inutili. Poi c'è questo, vabbè, già ne avevo da parte, quindi ok. Eevee, che si giocherò sicuramente nel mazzo. Poi questi cosi li ho odiati, questi cosi li ho odiati, peccato non sono scambiare perché li avrei regalati proprio. Poi cosa c'è più? Ah, abbiamo questo, l'Espion, abbiamo trovato l'Espion, buono. Abbiamo trovato, no, tu no, fai schifo tu. Lapras GX buono, il Solgaleo Ghost buonissimo e soprattutto abbiamo trovato il Tauros GX che è devastante. L'altro qual è? Incineroar, che non mi piace proprio questo. Poi metto il tuo avversario nel bruciato, fa 200 danni. Ecco questo cosa fa? 20 danni in più per ogni Pokémon, un fuoco nella tua panchina. Inutile questo attacco. Colpo della tigre, lancia la moneta, penso faccia schifo questo. In generale penso il Pokémon GX più inutile. Lapras è buono perché il GX, attacco GX è forte, gelo raggio, lo paralizza. Al prossimo turno vi fate Pyro Boa e lo shottate con 260, shottate qualsiasi Pokémon. Però non può attaccare, quindi che fate? Lo si ritira. Giocando il Manaphy in panchina con l'abilità del Manaphy lo potete ritirare, ne mettete un altro carico, trovate il modo per rimettere questo in campo e riattaccate, fate 160 volte, quindi con due Lapras in due turni shottate qualsiasi Pokémon. Il Solgaleo poi è una buona abilità che scambia il tuo Pokémon attivo con uno dei Pokémon in panchina, quindi una sorta di pietralia sempre applicabile.
e a raffica solare che ci permette di prendere 5 carte energia e assegnarle ai nostri Pokémon, quindi un buon attacco GX anche se non è il migliore. E poi c'è Astrocarica che penso non verrà usato, per cui sta bene che non si faccia un mazzo con l'energia metallo, quindi un mazzo di questo tipo. E invece il Toro GX, l'attacco l'ho spiegato prima, è molto buono. Poi c'è questo Vika molto pure buono, che prima di attaccare sceglie il nostro mazzo una carta energia erba e una lampo e la assegna praticamente ai nostri Pokémon. Quindi peccato solo perché è di fase 2, però è un buon effetto, però non penso troverà modo di essere giocato. Quindi questo è tutto, questo è il pack opening, speravo ci dava un po' più di soddisfazione, però abbiamo tante fure da scambiare per le carte che ci servono. Quindi questo è tutto, ci vediamo al prossimo.